Bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui per preparare dei deliziosi cornetti sfogliati vegani. Ci tengo personalmente a dire a tutte le persone non vegane all'ascolto: provate questi cornetti, non abbiate pregiudizi perché sono davvero, davvero deliziosi. Guardate che meraviglia! L'interno ve lo faccio vedere alla fine del video. Iniziamo subito a prepararli insieme. Ecco qui il nostro lievito madre rinfrescato e raddoppiato di volume, ce ne occorreranno 200 grammi. Mi raccomando, per questa ricetta occorre un lievito madre bello arzillo, quindi io vi consiglio di rinfrescarlo due volte. Io per farli mi regolo così: lo rinfresco la sera prima, lascio il lievito a temperatura ambiente, lo rinfresco di nuovo di prima mattina e appena raddoppia di volume procedo con la ricetta. Quindi, visto che il mio lievito Valentino è raddoppiato di volume, siamo pronti per impastare. Montiamo la foglia sulla planetaria e inseriamo nella ciotola 200 g di lievito madre a pezzi. Poi aggiungiamo 100 g di zucchero. Poi inseriamo 140 g di acqua e 140 g di latte di riso. Io li ho mescolati insieme e adesso li vado ad aggiungere. Adesso andiamo a sciogliere completamente il lievito madre. Aggiungiamo 250 g di farina manitoba e poi altri 250 g di farina. Se li volete fare integrali, mettete questi secondi 250 g di farina integrale. Se invece li volete fare bianchi, inserite 250 g di farina di tipo 0. Oppure scegliete 250 g di farina di tipo 1, che è una semi integrale. Insomma, i 500 g di farina complessivi vanno divisi così: metà farina manitoba e l'altra metà decidetela voi. Aggiungiamo anche una bustina di vanillina e riprendiamo ad impastare. Quando l'impasto inizierà a prendere corda, andiamo a sostituire la foglia con il gancio. Un bel pizzico di sale e proseguiamo la nostra lavorazione. Ecco fatto, il nostro impasto è pronto. Come vedete è un impasto poco idratato, quindi non ci sarà nessun problema per chi non ha la planetaria. Potete tranquillamente fare l'impasto a mano mettendo gli ingredienti nella ciotola con lo stesso ordine che vi ho indicato io. Ecco qua, lavoriamo un attimo l'impasto anche sul piano di lavoro, poi formiamo una bella palla, mettiamola in un recipiente unto, coperta. Mettiamo un elastichino a segnare bene il livello dell'impasto e lasciamola lievitare fino al raddoppio. Una volta terminato l'impasto, andiamo a stendere la margarina tra due fogli di carta forno compostabile, mi raccomando. La margarina non deve essere gelida di frigo perché non si deve sbriciolare, ma non deve essere neanche fusa, non deve essere troppo morbida, quindi attenzione l'estate. Io di solito mi regolo così, tiro fuori la margarina quando inizio a fare l'impasto, così nel tempo che mi occorre per preparare l'impasto lei si ammorbidisce leggermente. Andiamo ad appoggiare il nostro panetto da 250 grammi tra due fogli di carta forno, in questo modo, e prendiamo un mattarello. Adesso andiamolo a stendere, però iniziamo battendo. Poi facciamo un po' di pressione. E questo perché non la vogliamo surriscaldare troppo. E poi cominciamo a stendere il nostro panetto. Dovremo ottenere un quadrato 20x20, quindi andiamo a togliere la margarina in eccesso. Dai bordi. Ecco fatto. Cerchiamo di fare un lavoro il più preciso possibile. E adesso andiamo a stendere di nuovo e a perfezionare il nostro quadrato di sfoglia. Ovviamente per tutti i non vegani all'ascolto, se volete potete anche fare la sfogliatura con il burro. Ecco qui, mi raccomando, cerchiamo di fare un bel lavoretto il più preciso possibile. Abbiamo ottenuto il nostro quadrato di margarina. Adesso copriamolo di nuovo. Ecco qua, pieghiamo la carta forno e andiamo a riporre il nostro quadrato di margarina in frigorifero.
Se volete vedere un tutorial più dettagliato su come si fa una perfetta sfogliatura, vi lascio il link qui sopra e nell'info box. Appena l'impasto sarà raddoppiato di volume, mettiamolo in frigorifero e lasciamolo lì fino alle 9. Questo raddoppio avverrà prima in estate perché fa più caldo, avverrà un po' dopo in inverno. Comunque sia, a qualsiasi ora avvenga questo raddoppio, mettiamolo in frigo e lasciamolo lì fino a dopo cena, quindi fino alle 9 di sera. Alle 21 tiriamo fuori l'impasto dal frigo, eccolo qui, e anche la margarina. Mettiamo un po' di farina sul piano, la stessa che abbiamo usato nell'impasto, e rovesciamo l'impasto sul nostro piano di lavoro. Adesso stendiamolo con il mattarello a formare un quadrato. Il quadrato deve contenere esattamente il nostro rombo di margarina, ok? Adesso andiamo a togliere la margarina dalla carta forno e appoggiamola al centro del quadrato di impasto senza toccarla troppo, non la dobbiamo surriscaldare. Ecco qua. Adesso andiamo ad incassare il burro in questo modo. Togliamo la farina in eccesso, pieghiamo al centro i quattro angoli. Togliamo la farina in eccesso, andiamoli a sigillare bene e facciamo rimanere il burro esattamente al centro del nostro impasto. Sigilliamoli benissimo in questo modo. La margarina deve completamente scomparire al centro, ok? Deve essere completamente incassata. Ecco fatto. Adesso con il mattarello andiamo a stendere. Stendiamo solo in un verso perché dovremo ottenere un lungo rettangolo. Dopo averlo steso, andiamo a fare una piega a tre. Quindi, e uno, togliamo la farina in eccesso, e due. Ricordiamoci che l'apertura deve stare alla nostra destra, ok? Adesso appoggiamo il nostro impasto su un vassoietto, copriamolo. Io userò le mie adorate cuffiette da doccia, sempre utilissime. Eccole qui. Ok, mettiamole in frigo per mezz'ora e poi facciamo la seconda piega a tre. Dovremo fare le pieghe per 3 volte in tutto. La prima l'abbiamo appena fatta, adesso facciamo passare mezz'ora e poi faremo la seconda. Una volta trascorsa la mezz'ora, tiriamo fuori l'impasto e con l'apertura verso destra, alla nostra destra, facciamo la seconda piega. Prima stendiamolo con il mattarello e una volta steso facciamo la seconda piega e poi di nuovo apertura a destra. Appoggiamolo sul vassoietto infarinato. Copriamo. E di nuovo in frigo per mezz'ora. Trascorsa la mezz'ora in frigo, riprendiamo il nostro impasto. Apertura sulla destra, ok? Da questo lato. L'apertura, ok? E andiamo a schiacciare di nuovo per fare la terza e ultima piega. Ok, e adesso uno, dopo aver fatto la terza e ultima piega, rimettiamo il nostro impasto sfogliato sul vassoietto, copriamolo e via in frigorifero per mezz'ora. Dopodiché formeremo i nostri cornetti. Trascorso il tempo di riposo, prepariamo una leccarda da forno, coprendola con carta forno compostabile, mi raccomando, e riprendiamo il nostro impasto dal frigo.
Andiamolo a stendere di nuovo con il mattarello. Questa volta cerchiamo di fare una sfoglia un po' più sottile, perché la dovremo usare per formare i nostri cornetti. Una volta fatta la nostra striscia di sfoglia, dovremo tagliare dei triangoli isosceli. Per farli il più precisi possibile, andiamo a misurare tutte porzioni di impasto più o meno da 8 cm. Questo poi dipende da quanto li vogliamo fare grossi. Io non vorrei fare dei cornetti enormi, quindi vado a tagliare porzioni da 8 cm. Dopo aver preso le misure, con una rotella tagliapizza vado a tagliare la pasta. In questo modo. Ecco fatto, e adesso andiamo a formare i cornettini e appoggiamoli sulla carta forno. Allora, prima va fatta un'incisione al centro. Poi andiamo a formare il cornetto. Come si fa? Allarghiamo le due estremità e tirando andiamo ad arrotolare. Iniziamo così. E poi tiriamo e arrotoliamo. Ecco qui il nostro primo cornettino. Appoggiamolo sulla carta forno con l'estremità sotto, ok? E procediamo così, ve ne faccio vedere un altro. Allarghiamo quindi il taglio che abbiamo fatto. Iniziamo ad arrotolare. Tiriamo e arrotoliamo ben stretto. Ecco qua. E andiamo ad appoggiare il nostro cornettino sulla carta forno. Procediamo così finché tutti quanti i cornetti non saranno formati. Volendo possiamo aggiungere adesso delle goccine di cioccolato, una granellina di nocciole, una crema di nocciole per esempio, come preferite voi. Io li farò semplici. Faccio vedere tutti gli strati della sfoglia. Eccoli qua, si vedono tutti quanti perfettamente. Una volta che saranno tutti pronti, mi raccomando, mettiamoli abbastanza distanziati perché poi lieviteranno sia adesso durante la lievitazione che poi in cottura. Una volta sistemati, copriamoli con la pellicola e poi abbiamo tre strade. Se avete seguito tutta la procedura con gli orari che vi ho indicato, adesso saranno all'incirca le 11, le 11 e mezza. Allora, lasciamo i nostri cornetti a temperatura ambiente e domani mattina, andiamoli a, glassare e poi ad infornare. Questo qui va bene nel periodo invernale, primaverile, autunnale, quando ancora non fa troppo caldo, quindi possiamo lasciarli tranquillamente 7-8 ore a temperatura ambiente, quindi chiusi nel forno senza lucina, e domani mattina li troveremo belli raddoppiati di volume e li potremo infornare. Quando le temperature invece iniziano ad alzarsi molto, quindi luglio-agosto, quando fa molto molto caldo, lasciandoli 8 ore tutta la notte a temperatura ambiente, rischiamo che i nostri cornetti possano passare di lievitazione. Quindi il mio consiglio è: lasciateli a temperatura ambiente finché non andate a letto, dopodiché metteteli in frigorifero. Lasciateli al fresco fino all'indomani mattina e domani mattina tiriamoli fuori dal frigo, aspettiamo che siano raddoppiati di volume e poi andremo ad infornarli. Per chi non volesse invece cuocerli tutti, la terza soluzione è quella di congelarli. Allora adesso, dopo averli formati, senza aspettare che inizi la lievitazione, possiamo appoggiarli su un vassoio e metterli nel congelatore. Possiamo per esempio decidere di cuocerne solo una parte domani mattina e metà congelarli. In questo caso quindi congeliamoli subito adesso, dopo averli formati, e quando vorremo poi consumarli, dovremo tirarli fuori dal freezer la sera e lasciarli a temperatura ambiente, così durante la notte avranno modo di scongelarsi e lievitare e l'indomani mattina li potremo infornare. Quindi adesso scegliete la strada che preferite e poi andiamo tutti a letto. Ci vediamo domani mattina per cuocere i nostri cornetti. Buongiorno, avete dormito bene? Io ho dormito bene, questa è la mia vocina da sonno che conoscete tutti. Sono passate 8 ore, ecco come si presentano i miei cornetti.
sono ben lievitati e pronti per il forno. Allora, iniziamo ad accendere il forno in modalità statica a 200 gradi e nel frattempo andiamo a rifinire i nostri cornetti. Andiamoli a spennellare con del latte di riso. E poi, una volta che saranno tutti pronti, aspettiamo che il forno sia ben caldo e andiamoli ad infornare in modalità statica a 200 gradi per una ventina di minuti. Appena tirati fuori dal forno, io preparerò una glassetta di acqua e zucchero, che passerò sulla superficie per lucidarli. Se invece non volete mettere la glassetta, potete aggiungere adesso, un po' di zucchero semolato sulla superficie dei vostri cornetti. Ed ecco i nostri meravigliosi cornetti sfogliati vegani appena usciti dal forno. Guardate quanto sono carini. Si vede perfettamente tutta la sfogliatura, dopo ve li faccio vedere anche all'interno, ovviamente. Come avete visto, li ho lasciati sulla carta forno, ma li ho messi su una griglia, così mentre si raffreddano vado a preparare la glassetta e quando la verserò non sporcherò tutto il piano di lavoro perché ho lasciato la carta forno sotto. Vi consiglio di fare lo stesso. Allora, mettiamoli un attimo da parte e andiamo a preparare la nostra glassetta. Mettiamo in un pentolino 4 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai d'acqua e qualche goccino di aroma, scegliete voi se volete mettere qualche goccina di aroma d'arancia, di limone, di vaniglia, quello che preferite voi. E adesso andiamo ad appoggiare il nostro pentolino sulla fiamma bassa, quando la glassetta sarà diventata trasparente, sarà pronta. Ecco qui la mia glassetta è pronta. Io come aroma ho deciso di aggiungere un pizzico di cannella. E adesso andiamoli a glassare con un pennello. Spennelliamo tutta la superficie dei nostri cornettini. Così diventeranno lucidi e un po' appiccicosi, proprio come dovrebbero essere. Ovviamente, appena passata la glassetta di zucchero, visto che sono molto appiccicosi, è il momento buono per aggiungere delle granelle. Quindi, se volete, potete impreziosire i vostri cornetti aggiungendo della granella di mandorle, di nocciole, delle codette di cioccolato fondente, della granella di pistacchio, insomma, sbizzarritevi per ingolosire i vostri cornettini. Io quest'oggi li lascerò così, belli, lucidi, semplici e appiccicosi. Eccolo qui. Guardate che meraviglia! Adesso faccio asciugare un attimo lo zucchero perché sono davvero molto molto appiccicosi e poi vi faccio vedere l'interno. E adesso il mio momento preferito. Infatti ne andrò ad assaggiare uno. Allora aspettate che riscanso. Questo rumore a me piace sempre tantissimo. Ah, guardate quanto sono morbidi, guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Ok, vado ad assaggiare. Sono semplicemente deliziosi, soffici, ma croccanti. Eccomi tornata, ho aspettato che si raffreddassero un po' per farvi vedere com'è l'interno. Ed ecco l'interno. Come sono vuoti all'interno. Guardate quanto sono soffici, sono leggerissimi, una piuma davvero. Sono proprio morbidi, morbidi. E sopra con la glassetta sono belli croccantini, vero? Ok, adesso che li avete visti anche all'interno, vado a preparare un bel caffettino per il mio orso che si sta per svegliare, così si sveglierà con il caffettino pronto e i cornetti caldi. Quindi adesso vi posso salutare. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, mettete like qui sotto, iscrivetevi al canale e accendete la campanellina per essere sempre aggiornati su tutti quanti i video che pubblico. Adesso vi posso salutare davvero e darvi appuntamento al prossimo video. Buona colazione a tutti!